Buongiorno a tutti amici di Visione TV, è tornato a farci visita Gigi Moncalvo. Ciao Gigi, buongiorno. Buongiorno a te, Enrico, e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano o ci guardano. Sei orfano di Francesco Toscano, cercherò insomma di rimediare. So che non è la stessa cosa, però questa volta sei con me. È un onore, è un onore, è un privilegio. Allora, dato che noi molto spesso parliamo di geopolitica e puntiamo sugli esteri, invece oggi con te daremo uno sguardo a casa nostra e partiamo da una notizia che comunque sta facendo discutere, perché c'è stata una mail che è stata inviata dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Paternello ai suoi colleghi di IMD e di ANM, che ha rivelato l'inquietudine all'interno delle cosiddette toghe rosse. In questo messaggio che è stato pubblicato dal Tempo, intanto vediamo l'articolo del Tempo, eccolo qua, Paternello sottolinea come l'attacco alla giurisdizione, secondo lui, non sia mai stato così forte nemmeno ai tempi di Berlusconi, perché Meloni agisce per motivazioni politiche, non per motivazioni personali. E quindi questo renderebbe la Premier italiana un'avversaria ancora più pericolosa rispetto, e quindi avversa alle toghe rosse rispetto a Berlusconi, visto che il suo obiettivo di riformare l'intero sistema giudiziario non avverrebbe per benefici personali, ma per insomma, un impianto ideologico. E poi Fratelli d'Italia, quindi comunque il partito, ha pubblicato anche la mail, questo contenuto di questa mail di Paternello, e quindi da lì si sono innescate tutta una serie di polemiche. Io vorrei partire da qua con te e chiederti innanzitutto un commento di tutta questa vicenda. Dunque, questa vicenda è stata raccontata finora soltanto a metà, la metà che faceva comodo a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. Come dire, vedete, qui li abbiamo smascherati, loro non hanno pudore, i loro giudici, le loro toghe rosse, anche se il giudice in questione è uno stimato giudice di Cassazione che è tutt'altro che una toga rossa, queste toghe rosse ce l'hanno con noi, vogliono fare cadere il governo. Attenzione, bisogna leggerla tutta la mail di questo giudice, bisogna leggerla tutta, poiché egli, se decontestualizziamo questa frase soltanto, è una frase gravissima. Ma attenzione, noi dobbiamo leggerla tutta perché? Perché il giudice chiarisce una cosa, non dobbiamo fare opposizione politica. Ma semmai rinsaldare le fila della magistratura, semmai mostrarci più uniti, visto che non siamo mai stati così divisi noi magistrati, dice, anche perché, e qui arriviamo al punto, di fronte questa volta non abbiamo più un'offensiva o l'inizio di un da parte di un signore che aveva interessi personali da difendere, sia dal punto di vista degli affari, sia dal punto di vista della legalità, viste le sue posizioni processuali come imputato e visto il numero di procedimenti cui era sottoposto. Ma questa volta abbiamo un avversario, un nemico politico ben diverso, poiché, e qui fa un grande complimento alla Meloni, dice: abbiamo un presidente del Consiglio che non ha interessi personali, non ha affari da difendere, non ha procedimenti in corso che la riguardino personalmente, anche se sappiamo benissimo che all'interno del governo un procedimento in corso che riguarda personalmente un ministro c'è ed è molto pesante, quello di presunta sequestro di persona con tanto di sentenza imminente a dicembre, e soprattutto ci sono le nuvole che riguardano il ministro del turismo Santanchè, in cui a giorni si deciderà se verrà rinviata o meno a giudizio, oppure se tutto finirà nel famoso Porto delle Nebbie, come si chiamava una volta a Roma, con la scusa giuridica che il processo non va incardinato a Milano, ma va incardinato a Roma, poiché a Roma è la sede centrale dell'INPS, quindi semmai Milano, che è nella presunzione di reato,
Il danneggiato maggiore è l'ufficio di Milano, ma la vera danneggiata è l'INPS che ha sede a Roma. E se tutto si sposta a Roma prima che i magistrati di Roma leggano le carte che arrivano da Milano e tutto il resto, campa a cavallo. Ma questo magistrato quindi fa un discorso molto più, diciamo così, significativo per la categoria. Dice: signori, lasciamo perdere le correnti, riuniamoci, stiamo uniti, combattiamo questa battaglia che si presenta durissima, poiché vogliono fare una riforma, insomma, quello che non vogliono i giudici è la separazione delle carriere, e quello che non è riuscito a Berlusconi per 20 anni, non vogliono che riesca la Meloni. La sostanza è questa. Se ci mettiamo dentro l'episodio specifico che questa mail si verifica nel momento, c'è questo scontro per quanto riguarda la storia dell'Albania e l'immigrazione, allora entriamo in un altro campo. Entriamo in un altro campo perché io mi meraviglio che la Meloni non abbia un ufficio legislativo dei consulenti giuridici all'interno di Palazzo Chigi che avessero previsto quello che sarebbe potuto accadere per logica, poiché c'è un indirizzo giurisprudenziale dell'Alta Corte di Giustizia dell'Unione Europea che fa il famoso elenco dei paesi sicuri, e se tu non appartieni a quell'elenco cambia tutta la prospettiva. Ora io mi domando come mai la Meloni, che aveva in serbo l'operazione Albania già da mesi, cioè da prima delle elezioni europee, ed era chiaramente uno spot elettorale per le elezioni europee e per lei come politica anti-immigrazione, ha lasciato passare tutto questo tempo. Ha fatto un provvedimento che era facilmente impugnabile e glielo avrebbe detto anche un studente di giurisprudenza. Adesso siamo arrivati in questa situazione, a meno che non sia un incidente di percorso voluto, perché se tu sbagli la formulazione di una legge e di un decreto, può anche capitare. Se tu sbagli un'iniziativa politica che ti viene poi bocciata dai giudici, perché la dottoressa Albano, colei che ha in pratica del Tribunale di Roma, dell'Ufficio Immigrazione, affermato questa cosa, sarebbe venuta meno ai suoi doveri e soprattutto avrebbe dato l'impressione di non essere capace di conoscere la legge e di non applicarla, poiché veniva meno una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia europea a cui lei stessa era vincolata. Quindi gli obiettivi sono altri di questa operazione, anche perché leggendo i sondaggi e non i sondaggi di istituti di ricerca di sinistra, ma i sondaggi, ad esempio, di Euromedia Research, quello di Alessandra Ghisleri, risulta che gli italiani sono sì favorevoli a una politica di un certo tipo che protegga i confini, ma al tempo stesso sull'operazione Albania non sono assolutamente dalla parte della Meloni. Perché? Perché hanno cominciato a vedere i costi, hanno cominciato a vedere sta barda nave che potrebbe portare 200 persone, che ne porta 16, hanno fatto i calcoli, l'andata e ritorno della nave, il consumo, il kerosene, la benzina, le cose, eccetera, hanno fatto i conti su quello che costa il baraccone là in Albania, e alla fine della fiera dice: sì, va bene, brava che combatti l'immigrazione clandestina, però est modus in rebus, e soprattutto abbiamo ben altri problemi. Le priorità degli italiani in questo momento, il problema dell'immigrazione arriva al sesto, settimo posto. Prima ci sono ben altri problemi: il lavoro, la crisi energetica con le bollette che continuano a salire e nessuno fa niente per fermarle. Ci sarà una finanziaria lacrime e sangue, quindi occhio, ma della salute delle code e della mancanza di medici bravi e preparati. Insomma, i problemi sono ben altri. Quindi tornando invece alla mail di Paternello, che è stata poi condivisa anche in un post a Fratelli d'Italia, rivediamo un attimo questo post. Una frangia politicizzata della magistratura pensa di usare la giustizia per sovvertire il voto popolare. Non ci riuscirà, noi abbiamo gli italiani dalla nostra parte. Quindi in realtà, come ci stavi anticipando, questa mail sarebbe stata decontestualizzata, strumentalizzata, perché sarebbe preso soltanto un passaggio di questo messaggio, sarebbe stato pubblicato per, insomma, generare un po' di scompiglio, ma in realtà se avessimo letto, se fosse stata pubblicata interamente tutta questa mail, si sarebbe capito che il contesto era un altro. Io invito a leggere
nella sua interezza questa mail, l'ha pubblicata questa mattina il giornale Domani, pubblicata quindi lunedì mattina il giornale Domani, e a farsi, ognuno si fa la propria idea. È chiaro che se prendi solo questa frase, anch'io quando ho letto sul comunicato della Meloni, sulle reazioni che ci sono state, soltanto quella frase, ho detto qui stanno esagerando e non hanno il pudore di nasconderlo. Invece poi andare bene tutto quello che c'è scritto in quella mail, è chiaro che il dottor Paternello non si è bevuto all'improvviso il cervello, perché è un giudice tutt'altro che si beve il cervello. Non è una toga rossa, non lo si può considerare tale, se anche iscritto a Magistratura Democratica questo non è un delitto, non è un reato, finché ci sono delle associazioni, finché ci sono delle correnti, finché non solo, ma egli addirittura fa degli apprezzamenti per il presidente dell'Associazione Magistrati dicendo ho seguito il suo bel discorso, le sue reazioni, però ci vuole un po' più di decisione qui. Dobbiamo essere più consapevoli, insomma, e fa un appello ai suoi colleghi di essere consapevoli del clima mutato nel paese, della forte maggioranza con cui la Meloni è stata eletta e gli altri partiti di questa coalizione. Quindi dà una serie di elementi, soprattutto ai giudici, non è che dà degli elementi dicendo questi qui sono dei malfattori, eccetera. Dice attenzione perché il clima è mutato. Prima c'era Berlusconi che apertamente lo faceva, sapevamo perché lo faceva, sapevamo che voleva ottenere l'impunità a tutti i costi, sapevamo che voleva avere una specie di salvacondotto per i suoi processi. Qui invece abbiamo una persona, e qui va sottolineato anche il riconoscimento che fa alla Meloni, che non ha interessi personali, che non ha non si è messa la testa di colpire la giustizia perché le ha fatto chissà cosa o perché lei ha chissà quali procedimenti. Diciamolo tutte le cose, insomma, io mi meraviglio di parlare così dei giudici, ma in questo caso diciamo che la sostanza è quella. Stiamo tornando al periodo dell'attacco a quel magistrato milanese, perché c'aveva i calzini rossi, ve lo ricordate, quello là fotografato nella panchina ai giardinetti a Milano. Cioè, cerchiamo anche di questa legge, queste norme che hanno fatto e che hanno prodotto l'operazione Albania non sono state valutate sotto l'aspetto giuridico da persone che evidentemente non conoscevano la materia o hanno avuto l'ordine, facciamo un po' di fantapolitica, di andare a commettere questo errore affinché ciò consentisse alla magistratura di bocciare come era dovere la norma, questa disposizione, e quindi di cominciare la dichiarazione di guerra. Sono cambiate le situazioni, sono mutate le situazioni. Ora, non è che ci faccio una gran bella figura la Meloni su questa vicenda. Vuole fare la vittima perché ha preso solo questa frase. Ma se andiamo, lo ripeto, invito tutti coloro di buona volontà che vogliono leggersela tutta, non è lunghissima questa mail del dottor, del magistrato, non vedrete che probabilmente avrete una visione, a questo punto non più parziale, ma completa di ciò che egli intendeva dire. Non sto a spaccare il capello in quattro, quella frase in sé è infelice, ma se è decontestualizzata, se io dico quello là è un ladro, è un conto, ma se io dico nel caso lo pigliassero con le mani nel vasetto della marmellata, potremmo affermare che quello là è un ladro, è un altro conto. Quindi la frase quello là è un ladro l'ho detta. Ma se la decontestualizzi è chiaro che il significato cambia. Quindi questa volta mi sembra che si voglia andare allo scontro, che si vogliano creare delle condizioni, come scriveva in un pezzo molto informato stamattina Repubblica, la Meloni è stanca dei suoi alleati di governo, perché vede che sono riottosi e non capiscono come sta girando il mondo. Secondo, sa di essere alla vigilia di leggi durissime dal punto di vista economico perché non c'è più una lira in cassa.
di aver toppato su alcuni temi fondamentali e molto cari al suo elettorato, come l'appoggio incondizionato a Zelensky e tutto il resto. Sa quindi le difficoltà che le si stanno parando di fronte. A questo punto dice: faccio la vittima, creo le condizioni, mi metto lì a dire: volete scegliere me o volete scegliere il potere, lo strapotere dei giudici? Andiamo a nuove elezioni e vediamo che cosa succede. È un messaggio anche per gli altri due, per Forza Italia e per La Lega. esatto. Ma la Lega, certo, soprattutto la Lega, perché spiazzata da questo scontro è soprattutto la Lega. Salvini ha bisogno di essere lui a guidare il coro quando c'è da alzare la voce. Qui lui è a processo, esatta, ma si è visto, c'erano quattro gatti alla manifestazione convocata a Palermo, no? Quattro gatti col biglietto pagato da noi perché si trattava di parlamentari. Qui invece l'attacco alla Meloni arriva contro la Meloni e quindi è la Meloni che alza la voce e che si salvinizza in questa cosa, e quello là rimane tagliato fuori, capite? Quindi a dicembre rischia anche di prendere una botta niente male, e lì saremo di nuovo. Quindi la Meloni non, ha di fronte dei passaggi, la Santanchè la rinviano a giudizio o no? Che cosa succederà? Quindi è di fronte la compagine di governo, i suoi stessi di Fratelli d'Italia scelti da lei, si è visto che purtroppo la qualità non esiste lì, la classe non è acqua. E quindi qui c'è da mettere insieme una serie di cocci, dice: allora andiamo, facciamo sto numero, andiamo alle elezioni, anche perché c'è da tener conto che nel decreto in cui fai 1.000 pagine dove metti i paesi che l'Italia considera sicuri o non sicuri, ma quale potere ha l'Italia per stabilire se un potere per un paese è sicuro o non sicuro, per dare delle patenti a degli altri fuori dalla comunità europea? E dove sono adesso tutti coloro che predicavano contro l'Europa? Si accorgono che addirittura delle leggi, delle norme, delle disposizioni dell'Alta Corte di Giustizia europea sovrastano, scavalcano le leggi di ogni paese, a cominciare dal nostro. Qui sembra che si siano tutti svegliati all'improvviso e che siano tutti pronti sulle barricate. La Meloni probabilmente ha fatto i suoi conti e dice: se vado alle elezioni con certi temi, alzando la voce, prendo più del 30%. A quel punto, ti fidi di Forza Italia? Oppure questi, dato che c'hanno da salvare la roba con due R, due B, roba, c'hanno da salvare i tetti della pubblicità televisiva, c'hanno da salvare le banche, eccetera, altra toppa tremenda del governo Meloni, non essere stata in grado, anziché andare a colpire i cittadini, di andare a colpire le banche. Quindi abbiamo scoperto da una parte che un anno fa avevano fatto le cose, sono stati subito messi in riga. Adesso hanno inventato una cosa in cui è una presa in giro per i cittadini, perché credono o vogliono far credere che le banche pagheranno un contributo volontario, figurati, però questi soldi glieli daranno e gli avranno semplicemente abbonato il credito d'imposta e gli daranno l'anno dopo. Cioè è un inguacchio che io non so chi gliele studia queste cose. Di notte alla Meloni, non credo che si sia bevuta il cervello all'improvviso, però mi pare che non ne imbrocano una le armi a Zelensky, questa sudditanza americana, questa umiliazione che, nonostante la Meloni sia il presidente di turno del G7, non viene nemmeno invitata ai vertici quando c'è in Europa Biden che si incontra con Macron e con Scholz. Quindi non contiamo niente, siamo delle pecore di un gregge che è comandato col bastone duramente da ben altri personaggi. E quindi o Senti, segui la tua linea, la tua. Sì. tornando a quello che stavi dicendo prima, giustamente la tecnica in politica
del martirio, di fare la vittima, insomma, funziona sempre, lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi decenni e lo stavi proprio spiegando. Fatto sta che anche il puntare il dito contro la magistratura funziona sempre, lo abbiamo visto sempre negli ultimi decenni e quindi, come si spiegava prima, Fratelli d'Italia cerca di insinuare nell'opinione pubblica che esista questo piano eversivo. Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, intanto vediamo anche le immagini, ha bollato proprio come sconvolgenti alcuni passaggi di questa mail di cui ci hai ampiamente parlato e spiegato, in cui si prende atto dell'onestà di Meloni, che viene considerato, anziché un elemento di merito, secondo Speranzon, un problema. E qua arriviamo proprio a una questione particolare, perché pochi giorni fa sono stati pubblicati online sulle pagine personali dei deputati e dei senatori e visibili quindi sui siti di Camera e Senato i redditi dei parlamentari. E il reddito della Presidente del Consiglio, qua vedete proprio due documenti. In un anno, quindi il reddito di Meloni in un anno è aumentato da 293.531 a 459.460 euro, come si evince proprio dal confronto tra le documentazioni della patrimoniale di quest'anno e quella del 2023. Nel 2022 Meloni aveva dichiarato un reddito totale di 293.531, che era già stato ampliato. Quindi era già cresciuto grazie alle royalties, cioè grazie ai diritti d'autore di un libro, Io sono Giorgia. Nel 2021, infatti, era arrivata, soltanto per modo di dire, a 160.000 euro. Quest'anno a spingere al rialzo il patrimonio di Meloni sarebbe stato un libro, il famoso libro intervista realizzato con Alessandro Sallusti, la versione di Giorgia. Quindi abbiamo visto velocemente adesso i PDF di questi documenti. Gigi, ma si guadagna così tanto dai libri o c'è qualcos'altro da dichiarare? Come le interpreti questi, insomma, questi dati al rialzo? Come funziona il meccanismo? Eccoci qui al dunque. Vedi, tu sei una bravissima giornalista e hai colto, perché quando ci danno le notizie sui redditi parlamentari, vanno a cercare quello che ha venduto la 500, vanno a vedere quello che. Qui abbiamo, siamo passati, l'hai detto bene, da 160.000 di reddito nel 21, nel 2021 a 290. Adesso, quindi 160 passiamo a 290 più 130 ha la denuncia dei redditi ultima che è di 4,60. Quindi siamo passati da 160 a 4,60, 300.000 euro in più nel giro di 2 anni. Attenzione, tu hai detto bene una cosa, hai detto i diritti d'autore, i diritti d'autore, ma casca l'asino, perché è qui dove dobbiamo andare a fare il nostro mestiere di giornalisti e di cronisti, non di tronisti come quello là, quando ti dice lei cosa voleva fare quando era piccolo, cosa volevo fare il cronista, e questo capisce il tronista, dice, ma lei ha sbagliato tutto, invece del cronista voleva fare il tronista, no? Vabbè, ma allora, attenzione, perché noi dobbiamo fare un bel discorsino. Quando tu firmi un contratto con un editore, quando firmi un contratto con un editore, se sei un giornalista prestigioso, una grande firma, un personaggio che ti garantisce un buon successo di libri, ottieni un buon anticipo. È chiaro che se Saviano va a chiedere un anticipo, gli danno un buon anticipo. Quando Oriana Fallaci era viva, se andava a chiedere un buon anticipo per il suo nuovo libro, otteneva un super buon anticipo. Quindi ci sono quelli che ottengono un buon anticipo, ma ci sono anche quelli che non fanno di mestiere lo scrittore e possono essere i calciatori o i politici, in questo caso, che in questo momento fanno notizia, che ottengono un buon anticipo. Attenti, l'anticipo dovrebbe essere l'anticipo sui futuri diritti d'autore maturati. Quindi supponiamo, viste le cifre, che la Meloni per il suo primo libro in verità
È un libro del 2011 che, se vi dico quanto costa su Amazon usato, voi non ci credete perché costa 130 euro e per chi lo vuole da collezione costa 999 euro. State a sentire, Cioè, perché costa stiamo parlando. praticamente quanto la prima copia di un Harry Potter con le illustrazioni sbagliate, cioè Esatto, proprio per attenti. intenditore. Vabbè, magari chi ci sta seguendo, se avesse ancora una copia di questo primo libro del 2011, sappia che Del vale 900 euro. 2011. Sì, guarda, mi sono documentato e intitolato Noi crediamo, sottotitolo Viaggio nella meglio gioventù d'Italia. Faccio notare un editore, Sperling e Kupfer. Attenzione, perché qui poi l'editore è importantissimo, perché noi alla fine di tutto questo discorso che sto per farvi, il titolo sarà Mondadori paga la Meloni. Oppure la Meloni prende i soldi da Mondadori, cioè, in altre parole, Marina Berlusconi concede alla Meloni 100.000 euro all'anno di bonus. Detto così, adesso l'abbiamo decontestualizzato, lo contestualizziamo. Allora, prendiamo il primo libro della Meloni, quello del 2011. Quello del 2011 viene pubblicato da Sperling e Cooper. Che cos'è Sperling e Cooper? Sperling e Cooper è una delle numerose sigle, dei numerosi brand della Mondadori Libri SPA, quindi del gruppo Berlusconi. Quindi la Meloni comincia bene perché, guarda te, trova subito la Mondadori interessatissima fin da 13 anni fa al suo libro Noi crediamo. Stop. Con chi ha pubblicato la Meloni i due libri di cui adesso entriamo nei particolari? Li ha pubblicati con la Rizzoli e uno subito pensa a Rizzoli, il Corriere della Sera, la RCS, Urbano Cairo. No, no. Perché il marchio librario Rizzoli, di chi fa parte? Fa parte del gruppo Mondadori SPA, cioè Marina Berlusconi. Ora, nel 2021, quando abbiamo visto, vado a vedermi bene la data, perché allora l'11 maggio 2021 esce il famoso libro Io sono Giorgia, firmato direttamente da Giorgia Meloni, editore. Quindi, se in un anno, dato che noi abbiamo esaminato la denuncia dei redditi del 2022, giusto? Perché la denuncia dei redditi del 2022 si riferisce a quanto tu hai guadagnato l'anno prima. E se lei rispetto all'anno prima ha messo 100.000 euro in più, dai 160.000 iniziali è passata a 290. Se lei ha messo 130.000 euro in più, vuol dire, credo, che se il reddito in più deriva dalla vendita dei libri, visto che non c'erano ancora i rendiconti dei diritti d'autore, perché il rendiconto dei diritti d'autore non avviene quando esce il libro, che non sai quanti ne vende, avviene il luglio dell'anno dopo, il 30 giugno dell'anno dopo, quindi non sei preveggente. Allora, ergo, concludiamo, questo ci porta a pensare che se quei 130.000 euro in più della Meloni in un solo anno, come da denuncia dei redditi depositati alla Camera, arrivano anticipo ottenuto da chi? Da Marina Berlusconi sulle vendite future del libro Io sono Cioccia. Chiamiamo così, io sono Giorgia. Allora, ergo, Marina Berlusconi ha pagato come anticipo sui diritti d'autore a Giorgia Meloni per il libro Io sono Giorgia 130, 100.000 euro, 130, non lo so. Perché quanto avrebbe venduto nel rendiconto che i librai ti mandano a giugno, entro il giugno dell'anno dopo, noi non l'avremmo saputo. Ma lo abbiamo quest'anno, lo abbiamo saputo quest'anno, dichiarazione dei redditi presentata nel 2024, ma riferita al 2023. Giusto? Allora,
Se nel 2023 Giorgia Meloni annuncia 460.000 euro, sono 460.000 euro, vuol dire che rispetto all'anno ha guadagnato in più quasi 170.000 euro, giusto? E dato che in mezzo a quel periodo c'è un altro libro, il libro cui accennavi tu, vale a dire la versione di Giorgia scritto insieme a Sallusti, ad Alessandro Sallusti, c'è da ritenere che, dato che l'editore è sempre Rizzoli, ma in sostanza il gruppo Mondadori, anche per questo secondo libro, Marina Berlusconi abbia versato al Presidente del Consiglio 100.000, 130.000, non lo so, euro, in attesa di conoscere nella denuncia dei redditi del prossimo anno, riferita ai redditi di quest'anno, quanto ha reso effettivamente di venduto nelle librerie o via internet il libro scritto con Sallusti. Alt, perché qui abbiamo una doppia variazione che dobbiamo dire. L'anticipo abbiamo detto che si riferisce sui diritti d'autore, e in genere i diritti d'autore come vengono calcolati? Vengono calcolati su una percentuale del prezzo di copertina. Il prezzo di copertina di Io sono Giorgia è attualmente su Amazon di 17 e 10 euro, 17 euro e 10 centesimi. Quindi quel primo libro, supponiamo che Giorgia Meloni avesse visti riconosciuti come royalties il 10%, un numero facile che ci consente di calcolare, ogni copia di quel libro avrebbe fruttato 17 euro venduto e pagato dal cliente e dall'acquirente, ma per l'autrice 1,7 euro. 1,7. Hai voglia di mettere insieme 1,7 euro? 10 copie sono 17 euro, 100 copie sono 170 euro, 1000 copie sono 1700 euro, 10.000 copie sono 17.000 euro. 10.000 copie sono già tante, nell'editoria italiana. Beh, lì ne ha messi insieme 100.000, perché abbiamo visto che l'anticipo si riferiva ai futuri diritti d'autore. Sul caso Sallusti, che scrive insieme a lei, io non ho mai capito i libri a quattro mani, perché sulla tastiera ce ne stanno due di mani, quindi più di 10 Ma io aggiungerei polpastrelli che magari ci non sta pure riesci. un ghostwriter, perché non so quanto poi Là effettivamente siano proprio loro a c'era anche da scrivere, pagare. poveretti. Spezzerei anche Bravo, una c'era lancia a da favore dei pagare. poveretti che scrivono i libri. Ecco, i libri che non vedono neanche il nome alla fine, non gli mettono neanche. Ma qui abbiamo Sallusti col ditone, che c'ha 10 ditone Sallusti rispetto alle manine di Giorgia. E allora, se tu hai due autori, il diritto d'autore, supponiamo il 10%, viene diviso in due parti, no? A Sallusti toccherà il 5, al Presidente del Consiglio il 5, ma Sallusti è un generoso, dice: io prendo solo il 3 e a lei faccio fare il 7, per cui si scende. E l'acconto, figuriamoci se Marina Berlusconi è così generosa che dice: ma sì, diamo 100.000 a Giorgia Meloni, ma diamone 100.000 anche al mio caro Alessandro Sallusti, eh? Che dirige sì un giornale di Angelucci, ma di cui noi e Berlusconi abbiamo il 30%, quindi è un nostro dipendente, scherzi non ne fa, lo vedete in televisione quante volte va con tutti i cetrioloni messi dietro nel vaso dalla moglie, eh? Allora, che cos'è la Mondadori? Una distributrice di anticipi librari. Guardate che la storia del diventare ricchi, anzi di diventare ricchi senza che nessuno possa dirti niente, perché tu li hai denunciati, sulla denuncia dei redditi ci sono, quindi la Meloni è in regola. Questa storia l'ha inventata Giulio Andreotti. Giulio Andreotti era molto, molto amico del vecchio Andrea Rizzoli, figlio di Angelo Rizzoli, fondatore della casa editrice Rizzoli, che adesso invece è della Mondadori. Allora, il vecchio Angelo Rizzoli e poi suo figlio Andrea avevano a cuore
Andreotti gli aveva sempre dato una mano, si era dimostrato molto amico politicamente, il loro cuore era democristiano, eccetera. Allora, per far guadagnare un po' di soldi in maniera lecita, per finanziarlo in maniera molto lecita, avevano escogitato due cose. Uno, una rubrica settimanale sull'europeo, settimanale della Rizzoli. La rubrica era intitolata Visti da vicino, era nell'ultima pagina, Visti da vicino, fotina di Andreotti e tutto il suo articolo settimanale, che veniva retribuito non so quanto, ma a buon prezzo. Poi, alla fine dell'anno, usciva il libro Visti da vicino, come il titolo della rubrica, e lì tu potevi giostrare col sistema che abbiamo visto degli anticipi e dell'entità dei diritti d'autore, che per la Meloni e per Andreotti non erano certo il 10% del prezzo di copertina, se la Meloni è riuscita a spuntare di più, tanto di cappello, se invece è rimasta sul 10%, deve mangiarne ancora di pastasciutte prima di arrivare a quei livelli. E Andreotti ogni anno creava questo libro, che non gli costava molta fatica perché prendeva i suoi articoli scritti sull'europeo, e quindi già per sé erano 50 articoli su 52 numeri l'anno, e quindi tac, e poi ci ha aggiunto un'altra serie, l'Unione Sovietica vista da vicino, gli Stati Uniti visti da vicino, De Gasperi visti da vicino, e ce n'erano tanti, e ce n'era anche uno, pensate Andreotti, era fortissimo. Che cosa loro, parentesi, mai visti da vicino. Quindi erano tutti visti da vicino, tranne quello intitolato Cosa loro, sottotitolo Mai visti da vicino. Allora Andreotti, quindi, quando presentava la denuncia dei redditi agli uffici della Camera del Senato, a seconda di dove era stato eletto, si vedevano queste cifre stratosferiche, rispetto allo stipendio da deputato, da senatore o da ministro, ed egli si giustificava: sono i diritti d'autore dei miei libri, evidentemente vendo bene. Qui siamo nella fattispecie moderna di questa cosa, solo che là non c'è Angelo Rizzoli Senior o Andrea Rizzoli o tutto il resto della famiglia finché c'è stata, ma qui abbiamo la signora Marina Berlusconi in Vanadia, che dà alla Presidente del Consiglio, la quale accetta, una bella sommetta di denaro. Per piacere, se tutte e due le parti in causa ci comunicassero le cifre, quante copie sono state vendute nel 2022, nel 2023, nel 2024, sia del primo che del secondo libro, qual è stata la percentuale dei diritti d'autore riconosciuti a cotanta autrice, quanti sono stati i diritti d'autore riconosciuti a cotanto coautore, cioè il professor, dottor, ingegner Alessandro Sallusti, e infine a quanto ammontava l'anticipo che eventualmente è stato pagato. Sì, perché a questo punto, se noi andiamo a vedere la denuncia dei redditi di Vannacci, ma non so se nel Parlamento europeo c'è, Vannacci, che il libro se l'è pubblicato da solo e quindi di soldi da Marina Berlusconi non ne ha preso, è il fuoriclasse in assoluto, perché pubblicandosi il libro con il sistema Kindle Self-Publishing, perché oggi si può pubblicare un libro a proprie spese, scegliendo la copertina, i caratteri, quello che si vuole, pare ne avesse venduto un paio di milioni, grazie a tutta la pubblicità che gli hanno fatto in televisione per pigliarlo in giro. Invece gli ha fatto prendere 500.000 voti e gli hanno fatto guadagnare un bel po' di soldi. Ma lui i soldi non li ha presi da Marina Berlusconi, sotto la Mondadori, sotto forma della casa editrice Rizzoli, che è Mondadori. Li ha presi dalla gente che ha comprato pagando con PayPal e gli altri sistemi di carte di credito. Ora, il titolo quindi è Marina Berlusconi ogni anno dal 2021 fino a oggi ha dato più di 100.000 euro all'anno a Giorgia Meloni. Va bene? C'è qualcuno che può smentire questa cosa? Al massimo ci possono dare i numeri esatti, come di dovere,
Perché la denuncia dei redditi depositata alla Camera per una signora come la Meloni, che fa della trasparenza, non ho niente da nascondere, eccetera. A proposito, io mi congratulo con lei, ma mi immagino anche lo stato d'animo della mamma della Meloni. Io ho letto un articolo sul Messaggero della scorsa settimana che invito tutti ad andare a cercare, che è la mamma della Meloni che si è cresciuta. Delle figlie, ha avuto i problemi che ha avuto col marito, e quella mattina c'era la cronaca sul Messaggero di lei che alle 6 del mattino partiva con un'amica per Sora, paese del Lazio, per la fiera dell'antiquariato, per allestire il banchetto, perché cosa fa la mamma della Meloni? Vende delle candele da lei prodotte. Questa sua amica fa degli oli essenziali. La mamma della Meloni fa le candele con questi oli essenziali che fanno bene per la profumazione della casa, per la salute, non lo so. Ebbene, la signora Meloni, non ne parlo per le candele, ma comunque vedete che c'è anche la gente che rimane coi piedi per terra, continua a fare i sacrifici. Ma la mamma della Meloni ha scritto, scusate la tosse, più di 250 libri. Ha scritto con lo pseudonimo di Josie Bell e di Armand King dei romanzi per mantenere le figlie, per mantenere la famiglia, per sopperire al fatto che il marito se n'era andato in Spagna a fare quello che gli pare. Ora, io credo che la signora Meloni mamma, nel corso di tutta la sua fatica nello scrivere questi 200 e passa libri, non abbia mai portato a casa anticipi dai vari editori e diritti d'autore, semmai gliel'hanno pagate, perché poi queste case editrici sono un po' tali da arrivare alla metà della metà della metà della metà di quanto Marina Berlusconi ha dato a Giorgia Meloni, la figlia di questa scrittrice, di cui sarebbe bello rieditare questi romanzi. In epoca di romanticismo e con il nome vero, cioè con il cognome non tanto Meloni quanto il cognome di lei prima che si sposasse da nubile. Ecco, quindi pensate la madre come ci è rimasta. Da una parte l'orgoglio, dice: guarda, mia figlia, con 2 libri si è fatta 300.000 piotte, e invece io che ho fatto 250 libri. Sono riuscita a malapena a portare a casa quando mi pagavano queste piccole case editrici, queste cose. La morale della favola è questa qui: nessuno può fare la vergine in questo paese, sia i maschi che le femmine, non importa di quale sesso e di quale preferenze sessuali hanno, per carità, non vogliamo mettere in dubbio cose così private, ma prendere i soldi da Marina Berlusconi anche sotto forma di diritti d'autore, non sta bene se non vengono chiarite bene i numeri, l'entità dell'anticipo per il primo libro, l'entità dell'anticipo per il secondo libro, i diritti d'autore delle copie vendute col numero delle copie vendute del primo libro, l'entità dei diritti d'autore delle copie vendute per il secondo libro, la quota spettante al coautore Alessandro Stalusti nel caso del secondo libro, e se volete ci mettiamo anche un'infiocchettata finale. Se Marina Berlusconi questi soldi li ha versati con un assegno, li ha versati con un bonifico, oppure li ha versati a firma di Dudi, così per fare un assegno tutte e due insieme in onore della Presidente del Consiglio. Quindi quando ci vengono a parlare di contrasti, di lotte, di famiglia Berlusconi, occhio alla sorpresina che la famiglia Berlusconi vorrebbe fare, se mai riuscirà ad accettare il diretto interessato, vogliono sostituire quella pippa di Tajani, molle, considerato un po' molle, con un bel nome se vogliamo, una bella figura, non sappiamo se accetterà o meno, il figlio di Ennio Doris, quello di Mediolanum, il figlio di Ennio Doris, avete visto l'operazione, il ricordo di Ennio Doris attraverso un libro molto bello scritto da sua figlia, ecco la figlia di Ennio Doris sarebbe un'adatta
alla guida di un partito, ma c'è già un'altra donna lì. Poi c'hanno l'ideologa adesso, a Forza Italia. Forza Italia c'è l'ideologa, c'è Francesca Pasquale. Oh, calma, calma qui, i vari coloro che avevano fondato Forza Italia, i manifesti ideologici fatti dal professor Urbani, del Debbio, eccetera. Occhio, perché adesso c'è Francesca Pasquale, è lei che dice il sociale, i diritti civili, ma che titoli hai tu per infilarti e che spazio ti lasciano questi davanti? Vuol dire che anche questi non c'hanno nessuno, a parte se notate tutti quelli da loro stipendiati, ma oggi abbiamo scoperto anche, abbiamo cercato di illustrare che tra gli stipendiati o i pagati o in qualche modo privilegiati accettando i loro manoscritti, provate a mandare un manoscritto alla Mondadori, vedete un po' come vi fanno pedalare. E se ve lo accettano, provate a contrattare l'acconto, provate a contrattare il numero dell'entità del diritto d'autore, poi vedete se siamo tutti uguali, se siete tutti uguali oppure no. Ecco Erika, un po' la sostanza, non so se sono stato chiaro o se ho spiegato bene questa doppia cosa, ma il titolo è proprio Marina Berlusconi finanzia ogni anno con circa 100.000 euro, euro più o euro meno, niente meno che la signora Giorgia Meloni, autrice della Mondadori, anzi della Rizzoli, parentesi Mondadori. Grazie, grazie a Gigi Moncalvo per essere stato con noi. Grazie, Grazie a te, buon lavoro e alla prossima. grazie, alla prossima settimana come sempre. Vi ricordo adesso in chiusura che domenica e lunedì prossimo, quindi domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre, si vota per le elezioni regionali in Liguria. Ecco, vedete qua la scheda, l'anagrafica e democrazia sovrana popolare di SP e la terza, come potete vedere da questa grafica sulla scheda. Vi ricordo ovviamente che Francesco Toscano, che in questi giorni è proprio assente sul canale di Visione TV perché è impegnato nella campagna elettorale, è candidato proprio alla presidenza della Regione Liguria. Grazie a tutti per essere stati con me e buon proseguimento. Grazie.